Noi abbiamo debuttato in Coppa del Mondo nel 2021, quando ancora vigeva il regolamento di Red Bull. Diciamo che il lato positivo, con i suoi pro e i suoi contro, era quella che era una stabilità di regolamento, cioè si veniva da un heritage ormai affermato, sapevi quali erano le regole del gioco e sapevi come organizzarti per il futuro, per poter crescere, per poter sviluppare quello che era il tuo progetto. Nel 2023, a cavallo tra il 22 e il 23, è arrivata questa nuova organizzazione di Warner Bros. E aveva presentato il progetto comunque bene, nel senso che, dai, era stata presentata con l'intenzione di divulgare la DH un po' mainstream, farla diventare più popolare per far sì che tutti conoscessero di più questo sport e che ci potesse essere un incremento di quello che erano gli sponsor extra settore, cosa che secondo me per questo ambiente sarebbe una linfa vitale, visto che praticamente è un settore di sponsor che non esiste. La cosa un pochino meno positiva è che non abbiamo visto questo sviluppo. La diretta TV è diventata a pagamento. Quindi comunque tutte le piattaforme in cui è possibile seguire la gara effettiva, cioè la finale, è a pagamento. L'anno scorso era stata proposta la semifinale, uno dei grandi cambiamenti di questo nuovo format, con la scusa che, potendo fare la semifinale, tutti i rider dal 60° al primo avrebbero avuto una diretta su YouTube. Perché, faccio una premessa, con il vecchio organizzatore Red Bull andavano in finale i primi 60 dopo la qualifica, ma la diretta TV era dal 30° al primo. Quindi loro hanno detto: se noi facciamo la semifinale il giorno della gara, potremo garantire a tutti la diretta TV almeno su YouTube, per poi andare in piattaforma a pagamento per la finalissima, se così la vogliamo chiamare, per la fine. Cambiamento di regolamento di quest'anno: la semifinale è il giorno della qualifica, quindi non abbiamo più nessun tipo di diretta TV, ma succede che dopo aver fatto la qualifica, 2 ore dopo hai la semifinale e se non entri nei top 30, traguardo ad oggi di altissimo livello, il giorno della gara è come se tu non avessi fatto, non ti fossi qualificato. Quindi diciamo che ci sono un po' di controindicazioni sotto questo aspetto qua, un po' di incoerenza. Non è facile per un team come il nostro, un team UCI, perché una volta essere team UCI aveva un valore, Ad oggi questo valore è stato molto screditato. Il team Elite è il team che veramente conta. Noi come team UCI ci sentiamo un pochino fuori dai giochi perché sappiamo sempre tutto dopo i team Elite. Esistono dei rappresentanti dei team, ma che rappresentano i team Elite, non esiste un rappresentante del team UCI. E diciamo che per un team come il nostro, che comunque rimane ancora un team emergente, un team molto piccolo, perché comunque essere team italiano ha i suoi pro e i suoi contro, sei un po' fuori dal mercato, è un po' difficile cercare di tenere il passo con gli altri, dal momento che hai già degli svantaggi importanti in termini di potenza economica rispetto a team Elite, che sono volte, volte, volte più grandi di noi, hai anche il fatto di essere un pochino escluso dai giochi, nel senso, giochi con potenze di fuoco diverse, ma anche a regole diverse. Diciamo che non è proprio facile in questi 2 anni, ultimi 2 anni, essere team UCI. Non sappiamo quali saranno i regolamenti per l'anno prossimo, anche perché è molto difficile di anno in anno aggiungere regole e cambiare format. Non sappiamo bene che programmi fare per il futuro. E aspettiamo, cerchiamo di vivere il presente giocandoci al meglio ogni occasione, facendo il nostro meglio gara per gara, un po' con la tensione di quello che potrà essere il futuro di questo ambiente, di questo sport. Allora, io parlo per me perché comunque ci sono team UCI diretti da team manager di altro stampo, di altro calibro. Un esempio più lampante è Gwin Racing, no? Gwin Racing, il team manager è Aaron Gwin, che è un campione indiscusso, un personaggio importantissimo in questo ambiente e sicuramente ha contatti con Warner Bros. Molto più di me. Io sono Leonardo Pedoni, sono nessuno, rappresento un team UCI che cerca di fare del proprio meglio, ma come team UCI non ho comunicazioni da Warner Bros. Particolari o giusto quello che riguarda gara per gara. Ti metteremo in questo paddock, questo regolamento, è ora di fare l'iscrizione, è ora di pagare lo spazio paddock, ma
ad oggi, a parte i rumor che girano per il paddock, io non ho nessun tipo di comunicazione. Calcolando che siamo un team UCI, siamo un team piccolo, però siamo nella fascia alta dei team UCI. Comunque l'anno scorso abbiamo chiuso a ridosso della linea dei team elite e anche quest'anno siamo comunque a giocarci la top 20. Quindi penso che siamo più o meno tutti nella stessa situazione. Noi ad oggi i rumor dicono che l'anno prossimo ci saranno molte più gare, ma ufficialmente non è stato comunicato. Sappiamo tutti che questo sport dipende da sponsor di settore, dalle aziende del cycling, e sappiamo tutti che i budget marketing delle aziende del cycling vengono chiusi più o meno tra giugno e agosto dell'anno precedente. A questo punto io faccio una domanda a chi ci legge, a chi ci guarda. Un team manager che viene a sapere che il calendario dell'anno prossimo sarà del doppio delle gare, lo viene a sapere ufficialmente a ottobre, novembre, settembre, quando i budget sono chiusi, come fa a cercare di adeguare il proprio budget per affrontare la gara successiva, la stagione successiva? È difficile. Io personalmente, come team manager, sono un po' stanco di vivere di rumor e di poche certezze, di avere queste certezze sempre ad anno inoltrato. Secondo me bisognerebbe che ci fosse più comunicazione tra l'organizzatore e i team, però dando importanza a quello che sono i team, cioè ci sono dei rappresentanti dei rider che però comunicano solo con i rider tramite i canali diretti ai rider. Dovrebbero esserci responsabili rappresentanti dei team, che però posso assicurare essere rappresentanti dei team elite, perché che io sappia non esistono rappresentanti dei team UCI, che comunque sono la percentuale più alta della Coppa del Mondo. Immagino che ci sia l'intenzione di stringere un po' la maglia di questo campionato, cercandolo di portare un po' più di alto livello. Si parla sempre, deve diventare la futura MotoGP, la futura Formula 1, ma secondo me mancano le basi. Nel senso che io personalmente ho una formazione venuta dal motorsport, uno sport che si basa al 99% sugli sponsor extra settore, addirittura si compra il materiale con cui si corre, però la visibilità data da quegli sport ti permette di avere la possibilità di avere degli sponsor extra settore. Cosa voglio dire? Voglio dire che la MotoGP e la Formula 1, prima di andare su canali, su piattaforme a pagamento, sono stati per anni e anni nelle più grosse piattaforme, nei più grandi canali nazionali e gratuiti, fino a che sono diventati popolari, e per popolare intendo parte del popolo. Tutti conoscono la Formula 1, tutti conoscono la MotoGP, e ci sono sponsor che fanno a gara per essere in Formula 1 e MotoGP. Ma se noi tagliamo il passaggio del far diventare uno sport popolare, come facciamo noi a coinvolgere sponsor extra settore? Come facciamo noi a far conoscere al responsabile marketing di Nestlé che esiste alla Downhill, se non gliela sbattiamo in faccia direttamente? E come facciamo ad alzare, cioè, alziamo i costi e alziamo i limiti per poter partecipare a questo campionato senza avere la base prima di qualcuno che supporti economicamente questi team? Secondo me diventa difficile.